La Sampdoria insegue la Champions League, ma già si garantisce il posto in Coppa UEFA, superando con disinvoltura un Lecce poco scintillante rispetto a precedenti esibizioni. La Samp si è portata subito in avanti, Zenoni va al cross, Tonetto, l'ex manda oltre la traversa con il destro, che non è certo il suo piede preferito. Kutuzov, l'ex allievo di Zeman ad Avellino, va via bene, ruba palla a Ledesma, ma calcia sul fondo. Si fa vedere in avanti il Lecce, ma Pinardi non riesce ad approfittare di un'incertezza di Zenoni. Ed è Castellini a salvare in angolo. Poi al 23esimo il primo gol della Sampdoria, il taglio splendido di Flachi per l'incrocio di Diana, che supera la difesa del Lecce e batte Siciniano. Nel montaggio di Franco Tortorelli rivediamo il gol di Diana, che si inserisce molto bene e supera Stovini oltre a Siciniano. Poi Zenoni, oggi alla 300ª partita tra i professionisti, crossa per Kutuzov che non riesce a centrare la porta. Sugli sviluppi di un angolo, 8 minuti dopo il gol, va di nuovo in rete la Samp con Kutuzov. È stato Zenoni ad effettuare il traversone teso, la palla spizzicata di testa dal giocatore della Samp. Si fa vedere il Lecce con Valdés, che non complica certamente la vita ad Antonioli. Poi Cassetti, che in settimana non si era allenato molto, esce al suo posto Marianini. Non è tranquillo Novellino, ma è immerso nei suoi pensieri Zeman. Poi Sacchetti si fa male da solo, vedete, cade probabilmente tradito da una zolla, si fa male alla caviglia, al suo posto entra Pavan. Il Lecce potrebbe accorciare le distanze, ma non è fortunato Vucinic, che colpisce in pieno la traversa con un gran tiro di sinistro. Con le immagini passiamo alla ripresa, subito la Samp in avanti, Diana al centro, ma Diamuten riesce ad anticipare Flachi. Entra in area un corpo a corpo Eremenko con Palombo, va a terra, protesta, l'arbitro lo ammonisce, era diffidato, salterà domenica prossima la gara con il Milan. Novellino protesta, non condivide una decisione dell'arbitro Gabrieli, viene espulso, poi Diamuten salva su Flachi, a portiere battuto. Il Lecce in avanti senza molta convinzione con Vucinic, e la terza rete della Sampdoria realizzata da Lex Edusei, un giocatore che il Lecce lanciò nel campionato italiano. Linea a Paola Ferrara.